Un giorno la maestra entrò in classe con la sua solita scatola, piena zeppa di strumenti di ogni genere. La posò sulla cattedra e cominciò a tirarvi fuori un pacco di farina, uno di zucchero, altre confezioni provenienti dalla dispensa della sua cucina, una caraffa in plastica con delle strane tacche, una bilancina elettronica. I bambini la guardarono con gli occhi sgranati. «Maestra, ma che cosa vuoi fare? Non hai fatto colazione stamattina?» chiesero ridendo. «Colazione sì», rispose allegramente la maestra. «Ma che ne pensate di preparare insieme la merenda?» «Forza, lì c'è la cuoca, ci aspetta in cucina!» Una volta arrivati nella cucina della scuola, la maestra continuò. «Ora, leggiamo gli ingredienti di questa ricetta. A fianco di ogni ingrediente, come potete vedere, sono indicati i rispettivi pesi, che rispondono alla domanda... Quanto ne devo mettere di questo ingrediente? E quindi quanto burro, quanto zucchero, quanto cacao? E come le misuro queste quantità secondo voi?» chiese la maestra. I bambini ci pensarono su, poi Mattia rispose: «Beh, devi pesarle oppure misurarle con questa caraffa graduata. Io lo so, perché preparo sempre le torte con il mio papà.» «Esatto», rispose la maestra, «proprio così. Vicino ad ogni ingrediente è indicato il peso necessario espresso in grammi, che si abbrevia con una G minuscola.» «Beh, cosa aspettate? Cominciamo!» I bambini seguirono alla lettera le indicazioni della ricetta, inserirono nella ciotola, dopo averli pesati con attenzione, 100 g di burro, 35 g di zucchero semolato, 70 g di zucchero a velo, 15 g di latte intero, 200 g di farina, 8 g di bicarbonato di sodio, 10 g di cacao in polvere, 150 g di gocce di cioccolato. Formarono delle palline con l'impasto, che adagiarono su un foglio di carta forno e poi sulla teglia. La maestra infornò tutto a 160 gradi centigradi, impostando un timer di 20 minuti. Dovete immaginare il grammo, bambini, come una delle unità di misura della massa o peso, ma questa non è l'unità fondamentale. L'unità di misura fondamentale è il chilogrammo, che equivale a 1000 grammi. Ma come succedeva per le misure di lunghezza, è possibile utilizzare i multipli e i sottomultipli dell'unità fondamentale, a seconda delle situazioni. Nel caso di una ricetta come questa, il grammo è perfetto perché permette di effettuare le misurazioni con semplicità. Invece, quando ci pesiamo sulla bilancia pesa persone, che unità di misura utilizziamo? Il chilogrammo, rispose Ginevra. Esatto, proprio così. Ma in altri casi il chilogrammo potrebbe risultare scomodo da usare rispetto ad altre unità di misura multipli del chilogrammo. Il miriagrammo, il quintale e il megagrammo o tonnellata. Una tonnellata, pensate, equivale a 1000 kg e può essere utilizzata per riferirsi alla massa o al peso di un camion. «Una balena?» chiese Ginevra. «Certo, anche una balena», rispose la maestra. Per oggetti piccoli e poco pesanti, invece, si prediligono sottomultipli del chilogrammo e quindi l'ettogrammo, il decagrammo, il grammo, il decigrammo, il centigrammo e il milligrammo. Ma, bambini, dovremmo proprio rimandare questa discussione ai prossimi giorni, facendo magari un bel laboratorio, perché sento nell'aria un buon profumino. Ecco qua, i nostri cookies sono pronti. Buon appetito! Bene, bambini, per oggi abbiamo finito. Voi continuate ad esercitarvi con le attività proposte sulla pagina Triangoli e Rotongoli e poi ricordatevi di iscrivervi al canale e attivare la campanella per rimanere aggiornati su tutti i nuovi video. Alla prossima dalla maestra Silvia.